tutti! Hola! Benvenuti, bentornati su R19. Perché Nino inizi ridendo? Ma perché sono felice di trovarti come ogni settimana, Martina. Di trovarti. Ma io sono venuta qua, mi ha rubato lei. Il lavoro, mi ha rubato gli uomini, mi ha rubato il rubi... mi ha rubato la radio e no, poi... Ci rubi i letti d'ospedale dove andare a partorire le bambine. Questa, ma dici, dice la tua ultima puntata per questo mese, la tua ultima puntata per questo mese. Dovrei partorire settimana prossima, quindi non lo so. Vabbè, allora la prossima settimana tutti quanti all'ospedale col microfono. Ma siamo lì. Sicuramente Sant'Anna sono d'accordo. Ma con un paio di cuffie, così in reparto. Ma io ci sto. Mettiamo la cuffietta, il coso verde. Ciao Fabio. Vabbè, questo è quello che vi proponiamo questa sera, ovvero cosa c'è di bello questa sera? Beh, tantissimi ospiti. Quali? Talenti veri questa volta, non come noi, cioè croni. Torna la seconda puntata di R19 Factor, quindi nuovi artisti, nuovi talentuosi che verranno a esibirsi. Poi cosa c'è, Almu? Il gossip. Sembra scuola, ok, per me è un 10 più. Il gossip di Almu. Poi c'è il Trivial. Trivial quiz. Sì. Poi c'è ci sono le notizie di Martina. Come l'immancabile. Rimani, sei confermata. Andiamo. Sì, sì, è stato lui che si è tolto il blocco, così non fa nulla. Ma sì, io mi sto facendo le vacanze in questo periodo, cioè, quindi è finita. È finita però. Dovrei fare il gossip tu. E non vedevo l'ora, guarda, era sapevo, un po' il mio sogno. Lo sapevo. Ma adesso mettiamo un po' di musica e poi subito dopo conosceremo chi ci sarà questa settimana come talentuoso in R19 Factor. About all the crazy things we love to do, just me and you. Can't help but smile and laugh a bit, 'cause I know you're my perfect fit, even though we're pretty opposite. But you're the apple of my eye, the reason there are blue skies all the time, and everything I do I wanna do it with you. And sometimes things aren't going right, but you're the last piece to the puzzle of my life, my ride or die. When life gets rough, your love's enough to get me through. I can't depend on you. You had my heart, now I see that when life gave you lemons, you just spat them in my face. You broke my heart, this crazy glue fell apart. When life got rough, I thought love was enough to get us through.
cos'è? Ritorniamo in diretta su R19. Ma cosa come ridi? Siamo professionali? Pam, pam. Ah, dove, dove siamo? Pam, non ci ricordiamo mai. Siamo in Strada delle Cacce. Pam pam! Io mi vergogno ogni volta che lo dico. Perché ogni tanto mi riascolto e dico: ma come cacchio è possibile? Ma quando lo dici in questo momento no, di poi fa cagare. Vero? Fa cagare. Infatti, ma c'è gente imbarazzata che ci guarda e ci dice: ma che cazzo. E invece siamo qua e oltre a fare questa fantastica trasmissione c'è anche all'interno di questa trasmissione un talent, vero Martina? Sì, che fa un baffo a Fedez e la Maionchi. Esatto. Con quella X rossa che hanno rotto. Hanno rotto sì? Perché i veri talenti ce li abbiamo noi qui. Invece più o meno abbiamo gli stessi ascoltatori, non capisco come. Non so quale sia il problema. Questa settimana ci sono venuti a trovare un semigruppo, chiamiamolo così, un semigruppo. Vediamo chi c'è dall'altra parte. Per R19 Factor c'è Alice e Igor. E Igor, Alice e Igor. Ma questa volta il chitarrista parla. Parla. Eh sì, perché voi non li potete vedere ovviamente per ovvie ragioni, ma c'è una cantante e un chitarrista che fanno parte di un gruppo, giusto? Raccontateci un po' la vostra storia, dai. Sì, allora noi ci siamo conosciuti facendo parte di un gruppo composto da 6 membri, i Vibrush, nome è un programma. Era un gruppo meraviglioso. Ho paura ancora... a chiederti cosa voglia dire Vibrush. Vibratore. No, allora la storia dei Vibrush tra l'altro è abbastanza divertente perché una sera noi ci siamo messi d'accordo, volevamo scegliere il nome del gruppo, allora siamo andati su un simulatore di nomi e sono venuti fuori dei nomi strani tipo Vibe Red, Vibe qualcosa. Allora Vibe volevamo tenerlo. In più la nostra bassista aveva avuto un incontro ravvicinato con uno spazzolino a Capodanno, allora volevamo mettere con uno, scusami? Spazzolino. Perché poverina ha avuto dei postumi da sbronza e quindi è diventato il suo migliore amico. Okay. Allora volevamo nel nome inserire anche la parola spazzolino. Allora abbiamo pensato allo spazzolino vibrante, Vibrant Brush, una traduzione molto inventata. Ci stiamo infilando in un ginepraio sì. Non usciremo mai più. No, no, è quasi finita. No, ma doveva finire, ecco, questa. Vibrant Brush. Allora al nostro tastierista è venuta la brillante idea: no, ma Vibrant Brush è troppo lungo. Vibrush, come suona bene, che figo! Andiamo a controllare su internet che altri gruppi non abbiano lo stesso nome. E non altri gruppi non c'erano, c'era un vibratore a 6 velocità che aveva lo stesso nome, ma quello è rimasto. Martina, sappiamo cosa regalarti. E qui si apre la mia rubrica. Quindi Vibrush, questo in quanti componenti siete? Siamo in 6 nel gruppo. Come le funzioni del esatto, ci siamo sorpresi anche di quello. Le coincidenze nella vita non sono mai abbastanza. È vero. E nome azzeccatissimo, tra l'altro. Quindi purtroppo però il nostro batterista è partito per l'Erasmus e quindi ci siamo ritrovati senza una funzione. Esatto. Una funzione in meno. E ovviamente non potendo funzionare senza una funzione, abbiamo deciso di ovviare per questi 9 mesi. Con un duo acustico. Bene. Per rimanere in allenamento. Che tipo di musica fate? Bah, definiamola. Allora, principalmente Vibrush, quella dei Vibrush. Sì, quella dei Vibrush. La classica dei Vibrush, sai, tutti lo sanno. No, vabbè, rock, hard rock e simili solitamente. Ok. Quello è il nostro range. È un rock molto vario, molto aperto. E dopo allora ascolteremo qualcosina. Sì. Vedremo. Ma volevo chiedervi, è nato dal... Cioè, vi siete trovati... Il gruppo. Ah. Scusa. Tu hai paura di sfornare qua in diretta. Sto cagando. Ridi che la prossima settimana... Scusa, non volevo. No, figurati. Vi siete trovati perché vi conoscevate già oppure perché... Il batterista che è partito per l'Erasmus ha unito tutti, ecco, o quasi tutti. Mi interessano queste cose qua. Puigdemont fa tutto e poi scappa. E poi scappa. Esatto. Mi piace a lui, diciamo. Come siete superficiali. È un Gianni Morandi dei giorni d'oggi, questo batterista. Perché? Perché unisce tutti. Siamo forti. Sì, ma è così. Più o meno, sì. Vero? Decisamente. Bello il paragone. Tommy, se ci senti, sei Gianni Morandi. Salutaci con quelle manone. Esatto. Prossime cose che farete visto in questi 9 mesi, avete già idea? Tanti progetti che non si sa come mettere in atto. No, nel senso che ci piacerebbe anche col gruppo magari fare qualche prova senza batteria, ma sappiamo che sarà un po' difficile. E a noi in acustica piacerebbe portare avanti un progetto, andare in qualche locale. Però bisogna conciliare un po' troppe cose insieme. Ci si prova. Ci riuscirete. Partiamo da qua comunque. Partiamo da qua, esatto.
Tutti quelli che ci ascoltano possono ovviamente mettere un mi piace alla pagina, al post, al a che cos'altro? Alla diretta. Alla diretta, quello che volete. Noi durante questa settimana monitoriamo tutti questi mi piace e alla fine della settimana li riassumiamo, li ne teniamo conto e una volta che avremo finito il ciclo delle puntate vedremo chi è il vincitore del Radio 19 Factor che vince... Niente. Un bel figlio. Irene, vince Irene. Terrà Irene un giorno. Terrà Irene un giorno intero. Mentre 24. I genitori se ne vanno, esatto, un pochettino a farsi i cavoli loro. Noi adesso mettiamo un po' di musica e al ritorno ascolteremo. Ah, ecco, cosa ci cantate? Facciamo Wherever You Will Go delle Calling. Almeno ci proviamo, mettiamo la sola. Questa la sai. Siamo diciamo fan, che ho la voce un pochettino più stridola rispetto al cantante. Che vabbè. Facevamo caso che un biondino lo vedi tanto boy, tipo boy band anni 90, e poi ha sta voce profondissima. Sì, porca miseria. È vero. Tra l'altro, Gragnocco, se ci stai ascoltando, ti do poi il numero. Mettimi a mi piace, fai quello che vuoi, metti mi piace, così almeno. Poi vediamo. Ma andiamo avanti. Vi portiamo in prima in classifica dei talentuosi. Noi adesso ci ascoltiamo un po' di musica e poi subito dopo torniamo e ascoltiamo la canzone che ci porteranno i nostri mitici Vibrash. Hai sputato 8 volte. Scusate. Live in a time of streets and we got black sheep that don't fit in. I'm like, huh, terrorists. So when I cut limbs, don't zoom in to my true lens. These loose ends are too grim to discomprehend. I'm like, huh, oh Lord, it's getting worse. Cops out in that gate turf. Rich folks don't share first. Got playing parents don't need birth. Got prayers out and don't see church. Hands up and they shoot first. Another young life in that black curse. I'm too hurt. I'm like, y'all better come my way. Y'all better come my way. Okay, and say, y'all better come my way. I'ma make a statement day by day. Y'all better come my way. Y'all better come my way. Okay, and say, y'all better come my way. I'ma make a statement day by day. Peace out, peace eyes up. Put them in the air, ain't gonna rise up. Peace out, peace eyes up. Put them in the air, ain't gonna rise up. Peace out, peace eyes up. Put them in the air, ain't gonna rise up. Peace out, peace eyes up. Put them in the air, ain't gonna rise up. Live in a time of true greed. We got kids here, can't write and read. I'm like, huh. Disgust for that mistrust. Say one word and you're handcuffed. Don't call bluff and you'll get struck and you ain't cool. Like, huh. Live life with no limits. My way, no gimmicks. Pro league, no scrimmage. Crunch time and I finish. I'm that superstar, no blemish. I disown this, no tenant. You that background, no sentence. I'm the statement. Good riddance. Y'all better come my way. Y'all better come my way. Okay, and say, y'all better come my way. I'ma make a statement day by day. Y'all better come my way. Y'all better come my way. Okay, and say, y'all better come my way. I'ma make a statement day by day. Peace out, peace eyes up. Put them in the air, ain't gon' rise up. Peace out, peace eyes up. Put them in the air. Ain't gon' rise up. Peace out, peace signs up. Put them in the air. Ain't gon' rise up. Peace out, peace signs up. Put them in the air. Ain't gon' rise up. Stand up, rise up. Peace signs up. Now what's up? Stand up, rise up. Peace signs up. Now what's up? Stand up, rise up. Peace signs up. Now what's up? Living a time of lost hope. We got no ropes for that down slope. We got many where plenty that say no. We got refugees on rope boats. I'm like, huh. Real life and no TV. Millionaires stay greedy. No love and there's no grub. We got the homeless saying, feel y'all better come my way. Y'all better come my way. Okay, and say, y'all better come my way. I'ma make a statement day by day. Y'all better come my way. Y'all better come my way. Okay, and say, y'all better come my way. I'ma make a statement day by day. Peace out, peace eyes up. Put them in the air, ain't gon' rise up. Peace out, peace eyes up. Put them in the air, ain't gon' rise up. Peace out, peace eyes up. Put them in the air, ain't gon' rise up. Peace out, peace eyes up. Put them in the air, ain't gon' rise up. 21:45 ritorniamo in diretta su R19, salutiamo tra i tanti a Igor. No, Igor è qua e salutiamo Andrea che lo saluta in qualche maniera. Ciao Andrea, ci vediamo domani a lezione. E dopo i convenevoli adesso tocca a voi. Siete pronti? Siete caldi? Siete tesissimi? Ma è stata pronta in vita mia per nulla. E allora ci ascoltiamo la vostra canzone e tutti quanti in silenzio perché è fantastica. Io mi siedo. Vai. So lately I wonder who will be there to take my place when I'm gone.
between the sand and sun. Could you make it on your own? If I could deny her, I'd go wherever you will go. Way up high or down there, I'd go wherever you will go. And maybe I find out the way to make it back someday, to watch you, to guide you through the darkest of your day. He's a great way shepherd, he'd fall upon a sound. Well, I hope there's someone out there who can bring me back. Love might still go on in your heart, in your mind. I stay with you for all of time. If I could deny her, I'd go wherever you will go. Way up high or down low, I go wherever you will go. If I could quando sono belle l'esibizione si può. Cioè, mi sgridano, allora si può. È partito l'applauso quando c'è qualcosa se di potente. Se spontaneo si può. Esatto. Complimenti, bravissimi. Grazie. Bravi, bravi, bravi. Cioè, tra l'altro Nicole che dice vai Ali, fa il tipo per lei. Avete già fan in tutta Italia praticamente. Sono grazie, in tour. Sono già in tour. Allora, mi raccomando, per farli vincere, ovviamente basta mettere un mi piace sulla pagina, sul post, su dove volete. Più mi piace mettete, meglio, perché torneranno poi alla fine della... Speriamo di vedervi e vincere un premio fantastico, non possiamo dirvi adesso, no, perché infatti probabilmente non tornerà. Ma non è una giornata con Irene? È la giornata... no, è un altro, oltre a quello lì è un piacere. Poi c'è il peso del vero premio, che è meglio non dire. 100.000 euro. Sì, gettoni d'oro. In gettoni d'argento, che sono miliardi di cose, miliardi di monetine. E Nino vi farà l'architetto per casa per sempre, vostra. Per sempre, assolutamente. Benissimo. Noi vi ringraziamo, grazie mille per essere stati qua. E noi adesso ci ascoltiamo un po' di musica, purtroppo non bella come quella che abbiamo ascoltato adesso. E poi dopo ritorniamo con le notizie di Almudena sul Gossip.
Siamo ritornati in onda su R19. Notare, voglio esibirmi anch'io, perché non è giusto che queste ragazze sappiano cantare così bene. No, perché poi perdi, ma proprio perdi tantissimo, allora non vogliamo farti male. Mi avete dato un casson qua. Cioè, ti ho dato una roba che è più grossa di quelle naturali. Sta mettendo nelle mutande. Non ho le tasche. Mattia, non ti vedono, quindi non possono capire. Ecco. Ritorniamo con un blocco che purtroppo ci sta per lasciare. Perché la mamma non viene più a trovarci. Non per mi un chiamare po'. La mamma. La mamma. Oddio, quando si avvicinano quelli di UNICEF. Giovane mamma. Sai quanti orsi sono morti dicendo. Infatti, giovane mamma, non ti darò per mai favore. Più un euro. Cami, signorina. Sì, allora, signorina mamma. Allora, qualcosa. Se possibile gnocca anche. Sì. Ma andiamo sul blocco che non ce ne frega niente. Quello che dicete. Non riesco neanche a parlare stasera. Ora ci cazzi anche il la capo. La colpa è nostra. I gossip di questa settimana. Fai un referendum. Abbiamo chi vuole Nino illegale. Io lo farei. Dai, facciamo un referendum. Ok. Chi vuole Nino fuori? Abbiamo vinto. Ok, avete votato, ora potete andarvene. Come fanno i catalani. Tra l'altro tu sei catalana, quindi queste cose le capisci super benissimo. Super catalana, sono nel cuore Catalogna. Gossip di questa settimana, cos'è successo di bello? Allora, la Ferragni ha rotto... Le acque! Ha rotto le balle, sì, un ha pochettino. Ha rotto le balle, perché io non volevo, veramente, ho visto le notizie, gossip, ho studiato un po'. E veramente non volevo prendere questa notizia perché hanno rotto le balle. Prima okay. Sono incinta, poi non sono incinta, poi il fa. Non puoi avere l'esclusiva solo tu, Almu. Va ma bene, non è possibile. Scusa, è incinta di 5 mesi. Sì, ha una gestazione di un elefante perché era incinta da una. L'anno scorso ci siamo lasciati con la Ferragna incinta. Ma avete visto la pancia che ha? Sì. Ma lei in realtà nella normalità ce l'ha indietro già. C'ha una gobba tipo il dromedario. Ma non è sano quella cosa là? Non sì, è? In effetti. Allora, oggi ho visto un video. Prima di venire qua, ho visto un video in cui Fedez bacia sì, la pancia. Ma è la pancia di una piattissima. Cioè, è la pancia quando io mangio troppo. 5 mesi. Ma stai scherzando? E beh, magari esplode tutto d'un colpo. Me ne mancano 4. Sì. Sì, 5, cioè 9 meno 5 fa 4. Salutiamo la professoressa di matematica che ha fatto un bruttissimo oltre lavoro. Oltre mia mamma è stata professoressa mia di matematica. Ciao Mercedes. Ciao. Allora, stanno per diventare genitori, ma veramente hanno rotto, io non ce la faccio più. Però quindi... tu hai preso un lemon soda? Sì, ho preso le lemon soda, sì, perché volevo fare la Ferragni e volevo la pancione. Allora,
allora hanno confermato la gravidanza. Sì. Con un annuncio in inglese e uno in italiano. No, oh, oh. Lei è già bilingue la bambina. Oh. Ma certo, lei comunque la bambina. Bambina. Hanno pubblicato anche le foto e si vede che è un maschio. Si chiamerà Leone. Leone. Leone Lucia. Leone Lucia. Lucia è il cognome di Fedez. Ah, già, giusto, giusto. Leone Lucia. E si vede già nell'ecografia che ha tutta questa parte tatuata, tutto il collo, certo. E così si sa che è figlio suo. E siamo sicuri. Ma lo faremo cantare, se canta malissimo allora è veramente suo figlio. Ma basta, io non voglio più sentire una notizia di questi due finché non nasce questo leone. Guarda, mi sa che per i prossimi 4 mesi ne ascolterai di ogni. E la prossima volta sarà che il cane non faceva la cacca sul serio e poi dopo che non è più incinta di uno, incinta allora, di due. Tu sei solo invidiosa perché non sei sempre su Striscia la Notizia, sui giornali di gossip. Tanto, sì. Ti porteremo un tapiro, ecco, sappiamo cosa regalare. Gallifante in spagnolo. L'elefante. Gallifante. Gallifante. Non me ne fregava nulla di questa cosa. Ma comunque. Taci. Parliamo di cose più. Parliamo facendo le corna adesso perché. Esatto, facendo le corna parliamo di Cecilia Rodriguez. Una gran topa di quelle che l'avete vista su Striscia Notizia anche. Il pezzo in cui facevano vedere la diretta della scorsa settimana del Grande Fratello e la tizia dietro, cioè hanno inquadrato il fidanzato di Cecilia. Sì. Ah, no, e la tizia dietro che era dietro il fidanzato faceva con la mano sì? Le corna. No, non l'ho visto. Era mia nonna tra il pubblico. Probabilmente. Tua nonna è top. Allora, Cecilia flirta con Ignazio Moser. Anche che lui. Ho saputo che è figlio di. Quindi questo qua non ha né arte né parte e sta lì. Non iniziamo con questi stereotipi da straniera. E poi dite, no perché voi venite qua, ci rubate il lavoro, mi puoi spiegare cosa fa? Cecilia... Lui è uno sportivo, come pedala lui? Che cosa ha in mezzo alle gambe lui? Manco il padre se lo può immaginare. Quello sì, quello non... sono sicura che qualcosa... Martina, salutiamo tua mamma e ti sta ascoltando, Martina. Ciao mamma. Allora. Vabbè. E quindi? Dopo i primi approcci e la super gelosia dimostrata dal fidanzato e la sorellina di Belen, i due sembrano proprio non voler mollare la presa. Ahi. Con baci, sai com'è? Mollare la presa come un ciclista, per dire. E c'è, ti ricordo che Cecilia era stata anche all'Isola dei Famosi, giusto? No, era Belen sì. Che è stata. No, Cecilia, anche Cecilia. È stata tipo 2 mesi con uno da soli, non hanno fatto niente. Invece a sto giro qua... E si vede che... Con il gordo, come lo chiama lei, non funziona più. El caso es que ya hablo en español porque como me entendéis. Ma fai come se ti fossi a casa tua. Allora, era un po' questo Ignazio era un po' indeciso tra Cecilia e Aida. Aida, Jespica. Che anni non ma in spagnolo non sai dire Jespica. Ma non è spagnolo, non è spagnolo, è venezuelano. No, non lo so. Sì, tanto siamo tutti noi. Tanto sappiamo tutti fare, Spagna, esatto. È uguale, non siete tutti di là, tutti a sinistra siete. Allora, il fatto che adesso sembrano veramente di essere una coppia, sono sempre più vicini, sempre più intimi, sempre più complici, si confidano in lacrime e sono andati in una parte segreta della casa. E c'è il trombador, a fare il by brush. sì. Il chupa dance, è andato a fare il chupa dance. Chupa dance. Ah, quindi è successo? Non si sa cosa è successo. Vi dico solo che Maggioglio il ciuffo ce l'ha più bianco di prima. Salutiamo anche tuo papà, Martina, ciao, saluto papà. Quindi scopriamo, facciamo così, la prossima settimana tu non sarai in onda, ma noi cercheremo forse di portare... Forse vengo, Vieni. Sì. Che ci fa la bambina in diretta. Dai. Mamma mia, superiamo veramente, cioè che il Grande Fratello ci fa una pippa. Perché col parto in diretta al CPG... Bon. Sarebbe fantastico. Basta un po' di lemon soda e io sono contenta. Io chiamo signorini, vado. E io chiamo Moser che ha da fare in questo momento. Told me to have faith that could return. He told me I'd be better due to the lesson.
make haste, angry subjects. Let's be the revolt. If we can't do so in public, smash our screens in the Gulf. Come out from your dungeons, feel the sun on your face. You can't hide behind your comments, you must see this place. Let's not destroy it, don't clean the pace. Slow down, I'm thinking, in fact, erase all the hated fetters, don't leave a trace. Children will love if you give them the grace. The light can win, consume our face. Complacent our pleasure and we cannot be late. I hasten all your clever and your mood to replace all emotions that are stagnant so we can all embrace. Princess of thoughts, the priestess of space. My empress, she rides with my queen of ways. A witch of wonders, the jinx of fame. My bitch will blunder with my whole age. Trasformate in una discoteca solo per voi, mi raccomando, venite a trovarci in Strada delle Cacce, non ditelo. Solo qua al CPG di Torino. Comunque c'è un sacco di gente che ci guarda, eh. Siamo... abbiamo degli ascoltatori live. È così. Gli autografi dopo, ragazzi. Abbiamo fatto una figura di una fine adesso? Sì. La vogliamo fare ancora di più? Sì. Sì. E quindi abbiamo le mitiche domande, il quiz, cioè il quiz. Quindi c'è davvero della cultura nel nostro programma. Cultura. Diciamo che il cool c'è e l'abbiamo capito. Il tura adesso lo vedremo. Il cool. Cool c'è, l'abbiamo capito. Culo. Non dire le parolacce, perché è un programma elegante. Serio? Sì, okay. Ovvio. Questa settimana non c'è la nostra mitica redattrice che salutiamo, ciao Giorgia. Ciao Giorgia, guarisci presto. E quindi salutiamo invece quello che non abbiamo salutato all'inizio, ovvero il mitico Andrea che ci farà le domande e per testare effettivamente se siamo delle persone intelligenti o delle capre, come abbiamo dimostrato nelle ultime settimane. Va bene. Pulsante di questa settimana? Pulsante non deve essere fisico, deve essere, come dire, metaforico. R19 Irene. Irene, in onore, okay, dai, in onore della prossima nascitura. Va bene. Partiamo con la prima domanda, vai. Di cosa parlo se mi riferisco ai loricati? Perché stavi cazzeggiando. Di cosa parlo? Sì. Se mi riferisco ai loricati. Loricati che cos'è? Pipistrelli fuggiuori. B, coccodrille che mani. C, scimmie. Regia, Irene. Almo. Ma non è perché è incinta mi fate tenerezza che allora è Almo. Pipistrelli. No. Mannaggia. Era 19 Irene. Vai. A, B, C. Scimmie. Le scimmie. No, quindi... Era 19 è mio. Ma cosa? Non sarebbero larghe cose. Questo che non ho neanche capito le risposte. Erano perché... coccodrille che mani comunque. Coccodrille che mani. Famosissimi, ne ho due a casa anche. Sono una specie di loricati. I loricati? No, vabbè, io. Questa non vale. No, infatti, perché era. Questa no, però il punto è mio, non vale, ma è tuo. In quale sport il campo da gioco è detto diamante? E Rigionove Irene. Baseball. No? È giusto. Ah, ok, hai fatto no. Ma non vale, non sapevo nemmeno le opzioni. È il rollo. È sul rollo. Oh, chi vuole che me mucho. Se ne vada? A besame mucho. Due nino. Non è che devi inferire no. La prima non è andata bene perché scusa. Vabbè, uno non ha capito la risposta. 1-0, sono 4 domande. E poi il fonico non parla, quindi stai zitto. No, parla, può parlare questa settimana. Quale parte del corpo guarisce più in fretta? Irene. Mi raccomando a quello che dice. Ma che cacchio di domanda è la parte del corpo? Le opzioni non sento. Le opzioni sono non può dirlo. L'occhio,
B, la lingua, C, l'orecchio. E Richard Maiden! Tesoro! L'occhio, la lingua, l'orecchio, l'occhio. E Richard Maiden! No, io sto io, sto io. No, no, scusa, scusa. E l'orecchio? No, 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 la no, lingua, Richard... perché si rimargina subito, è roio, è roio! Gli applausi! Hai sentito gli applausi da di là? Ok. Perché si rimargina subito. Quando ti tagli la lingua, le papille corrono tutte e si uniscono. Senti la dermatologa che tra di noi. Che è vero. 1-1-0. Non è vero. No, io sarei a 2, però comunque vabbè, vabbè. Io 0. Tu sei a 0. Tu sei a 0. No, io devo vincere. È il mio ultimo giorno. E non puoi vincere se ne manca. No, io devo vincere. È il mio ultimo giorno. Andrea, così mi devi. Allora, chi fa questa vince tutto, ok? Chi fa questa vince. Che cos'è il sargasso? A, un'epidemia. B, un'alga. C, una specie di gabbiano. R19 Irene. Se non la sai. B. No. B, cos'è? Siamo sicuri? B è un'alga. B è un'alga. C, che cos'era? Una specie di gabbiano e A, un'epidemia. E siamo tra? Vai. B. B. Wow, ho vinto! Allora. Ragazzi, io mi vergognerei. Sentito un fonico che parla. Io non ho mai visto una mamma che si lamenta così tanto e per dalle. Una vittoria. E mamma, è mamma, eh! Signora mamma, ti diamo la vittoria, ti incoroniamo come vincitrice assurdo. Di questa puntata vinto del sempre. Quiz. Cioè, non ho la pancia, non ho le tette, che cacchio vengo a fare in radio? Perdi, vieni a perdere. No, adesso ce la smettiamo un po' di musica, va. Facciamo così. Told me to have faith, faith that could return. He told me I'd be better due to the lessons I had learned. The princess of thoughts, the priestess of space, my empress, she rides with my queen of waves. Thank you.
22.13, ritorniamo in diretta su R19 e ritorniamo con il blocco regina. Il blocco regina. Scusate, mi avvicino al microfono, do anche le spalle agli ascoltatori, ma voglio sentirmi vicino. Che cazzo vuol dire? Chissà cosa avrà da raccontare. Che questo è il mio potere. Tu hai fumato qualcosa di molto devastante ultimamente, no, perché... No, sì, questo microfono. Un lemon soda, sì. Almu, mi sa che io vengo con te a partorire, perché... Ma Nino cosa fa mentre Almu spinge? Le do la carica. E Vincenzo? Filma. Vincenzo filma, fa un film. Ah, filma, perfetto. Tutti là. Noi abbiamo, come Salve. Tutte le settimane, un prezzo da pagare, che so che è il tuo blocco. Quindi iniziamo così finiamo presto. Io adesso divento seria, lo sapete. Dai. Metti i panni dell'etologa, della scienziata, della pirla. Vai. Voglio parlare di un chiropratico. Eccolo. Il famosissimo Daniel Dobbs, o Dobbs per gli amici, del Kansas, che ha brevettato... Ah, già che il chiropratico finisce male. Poi vai pure. Vai. Ma che poca fiducia. Infatti, la pratica di manipolazione per eccellenza. Una colla intima. Per incollare? Per controllare il flusso mestruale. Praticamente le labbra close. Ma scusa. Yolanda serrata proprio. Ecco. Parliamo di un problema fondamentale, cioè, tutti questi assorbenti, proiettilini, certo, di cotone, abbattiamo i costi. Incolli. Cioè tu risolvi incollando. Fai un pozzo e poi... No? Faccio un pozzo? Cosa vuoi dire? Allora, la genetica... Allora, se uno si incolla, no? Non due persone, uno non da due solo. Due persone. Lei sta già pensando ad altro. No. Vorrei non ridere nella mia rubrica, no, lo sapete. Tutti incolli. Ti incolli, sì, e così non esce nulla. Esatto. Dove poi starnutisci e ne pistassi, fai i pistassi. E da qualche parte deve fluire. Questa, smettiamola, perché scusi, dottor. Piangi Kansas. Come la Madonna di Fatima, quella che non di Civitavecchia. Guarda, io in questo blocco la Madonna la lascerei a posto. No, non volevo essere blasfemo. Adesso faccio un'espulsione della casa. Ilari ha detto una bestemmia fuori dalla casa. Questo rossetto femminile, perché è una colla in una confezioncina come fosse un rossetto. Pensa se sbagli, cosa succede? È un attimo, Parlo qua con tutti i farmacisti seri. Io sono farmacista. Ecco, è un composto di amminoacidi e ha questo applicatore che praticamente si scolla, si apre tutto lì solo con l'urina oppure tanto sudore. Allora aspetta, mi puoi spiegare, perché io non ho capito probabilmente. Io non, una non cippa. Ce la faccio. No, neanche io, allora, ho capito. Qual, scusate, è la, qual è la finalità, diciamo, di questa roba? Arrivano i tuoi giorni, no? Tu prendi, parti con l'attac e allora, io intanto cerco la Yolanda. Tanto la cerco. Poi prendo non so come dire, perché lì ci sono due... No, aspetta, ok. Allora. Labbra. Ma abbiamo capito. Due labbra, bravissima. Metto piccole. Questo applicatore come se fosse una crema per i piedi. Okay. Cosa ridi? Okay. Certo, con la naturalezza in cui ti metti la crema per i piedi. Ti metti la crema. Lì. Se sbagli... Non è possibile lavorare. Non avrai funghi per i piedi. Ti metti questo... questa crema antimicotica. Sì. Praticamente queste labbra si chiudono così. Tipo le prugne secche del supermercato. Occhio se sei vicino. Si ritraggono. Il composto va via immediatamente con l'urina, ovviamente acqua, va bene. Ma il, scusami, il ma... fluido, il fluido rosso interno, il nostro ciclo mestruale, si può dire, perché siamo un programma scientifico. Ma abbiamo scientifico, detto tutto, quindi puoi dire cosa. Dico, Sofrida non ha più bisogno di assorbenti, sì, perché scusa, rimane tutto chiuso lì. Ma che schifo! Poi hai presente Capodanno. Tu concentri tutti e poi c'è un Capodanno a ogni mese. Ma non è a ore, a tempo. È studiato proprio perché non è, cioè, se io lo tengo lì e non vado a toccarmi, questo rimane. La Yolanda sta chiusa. La Yolanda sta chiusa, ma tu ti rientri.
tutti gli esempi diventi albo. Comunque, ovviamente, come voi scettici, perché siete scettici, oltre che sciocchi, questo povero signor Dupes è stato sommerso da critiche da parte ovviamente di donne. Alcune delle cose erano: ma come fa a resistere? Ma non si scioglie con l'urina? E poi potrebbe fare infezione tutta sta roba dentro. Ma lui ha risposto da signore, qual è? Io veramente ti sono vicino. Perché dice: come donne dovreste aver trovato una soluzione migliore agli assorbenti e ai Tampax. E invece non lo avete fatto voi. C'è la coppa mestruale? L'ho fatto io, piena di germi. Sì, ma non è che la tieni a casa, cioè buttata nel... L'ho fatto io con la colla intima. Quindi l'ha trovata lui la vera soluzione. Bene, si vendono questa cosa? Ovviamente sì. L'hanno insultato talmente tanto che ha dovuto togliere Facebook. Io veramente sono allibita e ti chiedo scusa a parte di tutte le donne. Secondo me sei stato un genio. È vero. Allora, facciamo di prossima settimana, ci farai vedere come funziona. Ho rotto le acque, ragazzi, di quanto la foto non l'ho voluta portare. Ah, c'era la foto? C'era una foto di una Yoli. Perché non chiami Yolanda? Si chiama Yolanda in italiano? No, sì, poi in italiano si chiama vagina. Ma non è carino. E la come si chiama il prodotto? Perché se vogliamo raccomandarlo per tutte le signore che hanno voglia di fare il botto. No, in realtà era in inglese, l'ho tagliato. Quindi è tipo rossetto femminile per labbra. Lipstick. Intime. Perché è un attimo che finisce male. Esatto. Pussy lipstick. Salutiamo tutti gli inglesi. Comunque è di facile applicazione. Cioè, per mettere un Tampax ce ne va. La colla fai così. Ma certo. Però è un peccato veramente che tu non prendi, c'è video. Perché per con un grande pennello prendi. Sì. Cioè, te la danno in dei cestoni enormi, no, quelli. Sì. Sai quelli del bianco che dai a casa? Sì, no? Tu prendi, annaffi il e poi gli dai una bella. Cioè, io spatolata. vi apro la mente a queste cose. No, tu la stai chiudendo. È tutto chiuso in questo momento. Grazie Martina per averci dato queste indicazioni. Se volete provare questo prodotto potete farlo, poi potete scrivetemi adesso in diretta comunque. Potete anche denunciarla se volete alla fine di non questo. C'è nessuno che nessuno ci sta guardando, credo di no. Noi vi ringraziamo per averci ascoltato fino adesso e probabilmente ci ascolterete più. Adesso andiamo vado a Super Quark e vai va. Super Quark. Su R19 noi ancora stiamo ridendo perché sappiamo, eccola, si è andata a mettere le scarpe col tacco. Pensavo la colla.
Noi adesso, come ogni settimana, abbiamo gli appuntamenti settimanali e il primo appuntamento ce lo dice la nostra carissima Almudena. Allora, divertente commedia di Paul Rudnick, che tutti conoscono, che porta in scena la storia di una star del piccolo schermo, che non scemo, schermo, che per rifarsi un look d'attore impegnato accetta di interpretare il personaggio shakespeariano. Shakespeariano, sì, questo però sei ignorante. Shakespeareano, shakespeareano. Scusa, sto leggendo all'italiana, no, shakespeariano. Signora. Shakespeariano all'italiana, ma dove siamo, scusa? Shakespeareano. Hai ragione, shakespeariano. Ma parla come scrivi? In palcoscenico, l'ho detto bene, palcoscenico. Bravissima. Adesso non si capisce più la notizia, perché mi stai a hai capito? Ma spunta il fantasma del leggendario John Barrymore. Gabriel Garco, che se vi ricordate non si piace. Mamma mia, Gabriel. Non gli piacciono i suoi occhi. E Ugo Pagliai, che non sappiamo chi è. Come no? Io non so chi è. L'ho detto bene. È uno con i capelli bianchi, perché ho visto in locandina di questa cosa. Sì, che è un attore un po' famoso, ecco, diciamo. In Odio Amletto dal 3 al 5 novembre al Teatro Alfieri di Piazza Solferino 4. Oddio, Irene, non puoi nascere, dobbiamo andare a vedere Gabriel Garco. E tra l'altro non si vede perché sai, abbiamo degli specchi, esatto. Non gli piacciono. Andiamo insieme, Martina, senza Nino. Mamma mia, in prima fila. Gabriel, te faccio vedere io che non ti piacciono gli occhi. Oh, ma parliamo di un altro film. Un personaggio inventato da due ragazzini dispettosi prende vita, ma dai, e il presidente della scuola si trasforma in un vero e proprio supereroe. Ragazzi, dal primo novembre tutti al cinema perché c'è Capitan Mutanda! Capitan Mutanda! Sì, ah, almeno lo interpreterà un figo, no? Ne è un cartone animato, Martina. Almeno la voce sexy di qualcuno. Shakespeariano, eh. Shakespeariano. È un personaggio Shakespeariano. Invece per quanto riguarda il teatro, possiamo dire, anche perché quello Shakespeariano l'hai già detto, quindi... Pam pam! La magia delle storie e della tradizione si intreccia alla magia vera. No, non si tratta di un refuso, la magia proprio è vera. Per cui, una volta seduto in sala, non metterti troppo comodo, potresti avere l'onore di alzarti e sperimentare sulla tua pelle il potere della fisica. Sul palco, un uomo dai capelli rossi, mancino, con un preciso compito lasciatogli, forse da una maschera, cercherà di rispondere alle domande dell'esistenza. Ovvero, ho perso il segno. Attraverso la storia delle masche. Chi sono, cosa fanno e dove sono finite? Stefano Cavanna ti aspetta martedì 31 ottobre al Piccolo Teatro Operti in Corso Siracusa 213 bis. Quindi domani sera. E solo perché il Teatro Alfieri è occupato a Gabriel Garco, perché solo sennò per il rosso finiva anche quello. Lì. Solo per quello. Abbiamo quasi finito, ma prima, come tutte le settimane fino ad adesso, le ultime quattro puntate, anche se questa è l'ultima per questo periodo. Non ci credo. Così. Adesso ascoltiamo il detto spagnolo direttamente dalla Catalogna. Guarda che la Catalogna è bella solo quelli che non la vogliono far bella. È vero, hai ragione. Ma poveri catalani che vogliono essere catalani e spagnoli, lasciateli in pace, no? Bruciate tutti i catalani, no? Perché no, diamo un segno di no, pace. No, i catalani sono simpatici, bello. Quelli che vogliono essere spagnoli. Però. Vabbè, comunque, il detto spagnolo è impossibile chiudere le gambe. Hai capito? Una quando era la 39, ricordiamo che è incinta. 39esima settimana, è impossibile chiudere. Allora, il detto è... Chi ambiente quiere ti farà llorar. Ecco. Certo. La Yolanda, ho già sentito che c'era la Yolanda. Va bene. Allora, che ambiente chiere? Quien no, no, chi no, meglio no, ti no, Macarena? No, a sereje. No, allora che ambiente? No, chi è? Quien... No, ma è difficile, si può vedere scritto solo perché no, c'è la traduzione, è un Vangelo, tipo. Chi ambiente quiere ti farà llorar. Chi meglio ti ama? No, te chi Chier, meglio ti ama? Indovinato? Ti vuole bene. Chi ti vuole bene? È meglio che sta lontano. No. No? Che ti spinge forte. Sì, ma deve avere anche un senso. Cosa vuol ti spinge dire? Forte. Ti farà ballare. Piangere. Masticare. Chi ti vuole bene ti farà piangere? Sì. È bello, eh? Bellissimo. Come siamo dure gli spagnoli. È vero. Siete per quello ti ho detto shakespeariano, per farti piangere. Perché chi ambiente chiede ti farà llorar. Non come adesso che si porta. Dillo. Chi ambiente chiede ti farà llorar. Comunque sembra tipo il mio codice fiscale, ovviamente. No. Un agricoltore, mi sa di un detto contadino. Ma anche no.
Noi abbiamo finito qui. No, aspetta un attimo. Ah, vogliamo, no. Sì, vogliamo. Sì, cerchiamo una ragazza che vuole venire una in radio. Una sostituta. No. Questo posto rimarrà vacante fin quando Nino tornerai. Nino mi ha detto che se non torno presto cerca un'altra. E quindi la cerco io. Perché chi è niente rabbarara. No, lo so che Martina lo può fare di Almu e di Martina, perché tu sei proprio negato. Io sono negato, oddio, però oddio, grazie, in onore, incoronami. Incorono, è la mia successione. Incorona. Me ne vado a Bruxelles. E via, siamo al chitarrista, no, al bassista. Noi abbiamo finito purtroppo. Non riesce a parlare, non so se... Com'è? È che ho la lingua che si è tagliata e si deve rimarginare. Ma fa in fretta quella, abbiamo capito questa sera. Noi abbiamo finito, innanzitutto ringraziamo una persona fantastica che ci lascia per questo periodo perché deve fare altro da fare, vero? Sì, un po' impegnativo, ma sono sicuro che tornerai presto. Sì. Ti aspettiamo. Appena quindi... mi scoccia. Quindi lunedì prossimo ci vediamo qua. La cattiva mamma! No, ci vediamo qua pronto. Ricerchiamo presto. Colf Badanti. Sì, la rotina. Quindi grazie Almu di tutta la pazienza che hai avuto col pancione per essere qua sempre presente. Per me è un piacere, lo sapete. Bene. Sapevamo. Ti aspettiamo presto. Grazie Martina. No, grazie a te Nino che mi fai venire ancora perché. Sì, no, ma anche guarda, se non ti sei incinta. Ti pago lo stesso prezzo, non è che se fai il lavoro di Almudena ti pago zero. Cioè, allora vado dall'altra parte del vetro, va. Dall'altra parte del vetro c'è il mitico Andrea. No. Il fonico di solito. No, non volevo dire niente. Andrea che si fa sempre un mazzo tanto, ma ci rende sempre online tutte le settimane. Ringraziamo e salutiamo anche Giorgia che ci ascolta da casa questa settimana. Ciao Gio. Torna Giorgia, sta a casa spietta a te, mi raccomando. E noi ci rivediamo la prossima settimana, sempre lunedì, sempre alle 21:30, solo qui su R19. Ciao, buona Nino. Settimana a tutti. Ciao. A tutti. Ciao. Ciao.